tutte, tutti, tutto, tutto, tutti asterischi vari. In questa stanza non registro da 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, non mi ricordo. Tra l'altro c'è un tempo orrendo e i miei colori sono totalmente sfalsati perché è nuvoloso, è coperto e l'unica cosa che mi piace di questo video è l'effetto bokeh che fanno queste lucine dietro. Perché tra l'altro, visto che dobbiamo essere sempre felici, la serie del mio balcone si è anche fulminata e si è fulminata a cavallo tra il 30 e il 31 di dicembre, quindi io veramente un sacco felice di questa cosa. Voi vedrete questo video, penso, il giorno dell'Epifania, salvo problemi di connessione che non mi permetteranno di caricare questi contenuti. Ma devo necessariamente fare questo video perché l'ho fatto tutti gli anni e voglio, come sempre, farlo, anche se in teoria sarebbe dovuto uscire prima, ma io lo faccio uscire dopo perché non ho avuto il tempo di girare un video prima di questo. Resoconto di questo 2021, perché questo è il video che io faccio. A fine anno o inizio anno, anche l'anno scorso, mio padre si è uscito intorno al 31-1, anche insomma, non insieme, ecco. Quindi sì, ora facciamo questo video di recap e vediamo un po' che cosa è successo. Diciamo che questo 2021 è stato abbastanza piatto, noioso, apatico, senza necessari stimoli esterni che mi hanno portato a dire: wow, è un anno da ricordare. Assolutamente no. È stato un anno talmente monotono, talmente pesante quasi, che, ma pesante non in senso che ho fatto tante cose, ma pesante nel senso che era un andare avanti così senza una reale motivazione che mi spingesse alla base a dire: ok, domani voglio fare questa cosa bellissima, perché cioè, no. È stato l'anno che mi ha fatto finire gli esami della mia seconda magistrale, alcuni bene, alcuni male, alcuni pianti, alcuni sudati, alcuni che mi hanno fatto andare in delle crisi di panico assurde. È stato l'anno che, come ogni anno che si rispetti per me, le persone vengono, vanno, spariscono, poi ritornano, poi rispariscono, poi ricompaiono così dal nulla perché chiunque attraversi la mia vita ha questo atteggiamento di sparire e ricomparire nel giro di, tra l'altro, non tanto tempo. Quindi parliamo di mesi, quindi lunghi lassi di tempo. Sempre però, come ogni anno che si rispetti, io conosco nuove persone, stringo amicizia con nuove persone. Questa cosa mi fa sempre piacere perché vuol dire che io comunque continuo ad essere in grado di creare delle relazioni, dei rapporti con le persone, che è una cosa che ho sempre visto come un limite da parte mia, cioè che io non fossi in grado realmente di creare dei rapporti con le persone, delle relazioni, delle interazioni. Mi rendo conto che non è così e quindi sono molto felice e soddisfatta di questa cosa perché vuol dire che ne sono ancora capace, sono ancora consapevole di creare legami tra me e le altre persone, che è una cosa che, ripeto, mi soddisfa tantissimo. Mi sono fatta il primo autoregalo pagato con il mio stipendio, cioè con quello che ho guadagnato facendo la tutor, che è un lavoro che attualmente continuo a fare perché i bandi continuo a vincerli, quindi sono, diciamo, contenta e soddisfatta allo stesso momento. Mi sono fatta un regalo da sola, cioè ho detto a mio padre: quello è il mio stipendio, lo voglio utilizzare per questa cosa. E ovviamente non ho chiesto a lui di farmi questo regalo, ma che cosa hai comprato dopo questo discorso super mega complicato? Questo cosino qui, questo bimbo. Mi sono comprata l'iPhone 13, che è praticamente l'ultimo uscito nella famiglia degli iPhone, e c'era il Pro e il 13 normale. Ho preferito il 13 normale anche perché il Pro non mi serve, perché la terza lente non mi serve a nulla. All'interno è praticamente identico per le funzioni che ha a livello base. A me bastava questo, quindi ho preferito prendere questo qui, che l'ho pagato dal sito della Apple, quindi niente siti, sconti, l'ho pagato esattamente quanto viene venduto. Ho preso questo telefono passando dal mio vecchio modello, che era appunto l'iPhone 8, che avevo avuto, quello regalato a mio padre nel 2018. E considerando il fatto che quando io ho preso l'iPhone 8, era uscito forse un anno e mezzo prima, in quell'anno, quindi nel 2018, era uscito già l'iPhone X, che a me personalmente non piaceva a livello proprio estetico, quindi ho preferito nel 2018 prendere l'iPhone 8, appunto, scusate il giro di parole. Quindi il mio iPhone aveva già 3 anni pieni, vissutissimi per quanto io stressi il mio telefono, quindi ho deciso di fare un upgrade abbastanza elevato, cioè passando da un modello che era l'8 al 13, quindi non i modelli intermedi, e mi sono, diciamo, autofatta questo regalo, soprattutto per l'utilizzo che ne faccio io.
Quindi non mi servono potenzialmente la fotocamera o queste funzioni, mi serve proprio il sistema operativo, la velocità di esecuzione, tutte queste cose. Quindi, fedele alla famiglia per sempre, mi sono regalata da sola questo bambino che penso sia stato il mio primo regalino assoluto pagato con il mio stipendio. Ed è, diciamo, un'enorme responsabilità riuscire a percepire anche il fatto di poterti comprare qualcosa con i soldi che tu stessa hai guadagnato. Questo salto di qualità, questa specie di upgrade interno è qualcosa che ti segna in qualche modo, perché tu dici: ok, non devo più stare a chiedere i soldi a qualcuno perché comunque me lo posso permettere da sola perché ho lavorato e ho guadagnato secondo il mio lavoro, non semplicemente perché mi hanno fatto i regali e ho messo da parte i soldi. No, questo è proprio frutto del mio stipendio. Sono stata in grado di continuare a relazionarmi con le persone e di questo sono estremamente fiera e soddisfatta di me, perché spesso mi rendo conto di non essere più in grado di creare dei rapporti e delle relazioni e invece non è così. È stato un anno in cui molte volte io mi sono proprio buttata a terra, sono stata giù di morale, non riuscivo a reagire e i video li avete anche visti in cui io ero proprio in psicodown, se così si può dire. E spero che questo comunque 2022 mi dia degli stimoli in più, ecco, perché io non cerco l'amore eterno, le persone che rimarranno per sempre, perché mi sono resa conto che questi sono sogni irrealizzabili, è più concretamente realizzabile qualcosa di a stretto giro, perché queste cose sono molto fittizie, aleatorie, basate sul comportamento e quindi non posso sperare questa cosa succeda, semplicemente perché non succede. Dicevo, nonostante mi sia stata molte volte molto, molto demoralizzata, molto giù di morale, comunque sono riuscita ad andare avanti. E quindi, complimenti a me. No, vabbè, a parte queste cose molto, molto finte, diciamo, quando dici: ah, complimenti a te che ce l'hai fatta anche quest'anno. Non faccio complimenti a me, perché, come dico sempre, io sono un complesso di relazioni con le persone, non sono io presa singolarmente. Quindi, se io sono riuscita ad andare avanti, e sì, grazie a me, ma è anche rispetto a chi gira intorno a me, che comunque mi ha permesso un clima tale da poter andare avanti, anche se certe volte il clima non lo permetteva, quindi era molto ostile, molto ostico, molto difficile, molto complicato, molto, molto tutto. E sono contenta comunque di aver scoperto persone che magari non mi aspettavo fosse così. E sono, tra virgolette, soddisfatta a livello personale che molte persone invece si ricordino di me in positivo, che è una cosa che io ho sempre rimarcato, e qua mi viene molto, cioè mi viene proprio alla luce una frase di Colpa delle Stelle. Voi sapete quanto io citi tantissimo il film di Colpa delle Stelle, nonostante lo abbiano definito un libro molto da adolescenti, cioè un libro molto infantile. Io non lo reputo un libro infantile, anzi, lo ritengo un libro ricchissimo di contenuti, pieno di qualità che va apprezzato. Quindi io sono stata sempre molto fedele a quel libro e a quello che quel libro comunica. Cioè, mi viene in mente e mi piace pensare che bisogna essere ricordati, ed è una cosa che dice Augustus Waters al primo incontro in cui incontra Hazel, che dice: la cosa che temo di più è di essere dimenticato e che nessuno si ricorderà di me. E Hazel gli fa notare come ci sono personaggi che meritano di essere ricordati e persone che invece vengono ricordate solo da poche persone. È vero, però è vero anche che se lasci un segno a qualcuno vuol dire che quel qualcuno ha, diciamo, avuto un'influenza su di te e tu sei riuscito a avere un'incisione su quella persona, e quindi per me è una annotazione positiva. Ti ricordi di me vuol dire che qualcosa di positivo io nella tua vita l'ho fatta, ma anche fosse stata una cosa negativa che tu dici: Madonna mia, vuol dire che però ti ho ricordato qualcosa. E in questo mi viene anche la canzone di Måneskin, 20 anni alla fine, e farà male il dubbio di non essere nessuno, sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri, ma c'hai solo 20 anni. E io ho sempre, diciamo, battuto su questa cosa, cioè il voler essere diverso, il voler essere ricordato, il voler spiccare in qualche modo
evidenziare quel qualcosa che ti serve a dire posso essere ricordato da qualcuno, ovviamente sempre con accezione positiva, ecco, quindi a me fa estremamente piacere questa cosa. Per quanto magari sia una cosa un po' narcisistica, un po' della serie, vabbè, chi ti credi di essere per essere ricordata? Preferisco avere questa accezione narcisistica, cioè voglio rimanere nella testa di qualcuno e non accezione narcisistica di chi si vanta per altre cose, per esempio dell'ultimo vestito comprato, di altre cose del genere. Cioè, io preferisco essere narcisistica o narcisista verso me stessa, perché ovviamente Narciso era solo verso se stesso e poi è morto affogato, ma vabbè, e se non ho sbagliato l'opera di Narciso, quindi nel caso classicisti, scusatemi. Perché appunto mi piace il fatto che posso essere ricordata e questo 2021 mi ha dato proprio l'esempio di come tu puoi essere ricordato se veramente fai qualcosa di positivo verso gli altri, ma in generale se fai qualcosa di positivo, punto. Ed è una cosa che a me ha sempre, 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 sempre colpito. Mi sono resa conto, sempre in questo anno trascorso, che scappare non serve a niente, scappare non risolve i problemi. Perché se tu scappi il problema rimane. E questa cosa l'ho capita troppo tardi, perché io sono andata in Erasmus sia con la volontà di voler conoscere cose nuove, ma anche con la volontà di voler scappare dalla situazione che io avevo qui. Non volevo più vedere determinate persone, non volevo più stare a contatto con quelle persone, volevo stare lontano dalla situazione che vivevo qui. E quindi sono partita per 3 mesi lontana, sperando di riuscire a controllare questo mio stato emotivo, e così non è stato. Anzi, la situazione è tipo peggiorata perché io poi sono tornata e sono totalmente crollata perché mi rendevo conto che la soluzione non è mai scappare. I problemi si affrontano e se non si affrontano vanno lasciati morire. Ma non scappando. Perché dico vanno lasciati morire? Perché ci sono problemi a cui non c'è soluzione. È vero che solo alla morte non c'è soluzione, ma ci sono dei problemi che nascono dal nulla e nel nulla si devono spegnere. Quindi diciamo che certi problemi vanno lasciati così, vanno lasciati correre, si autospengono, autorisolvono nello stesso momento, dove non serve la tua collaborazione per far sì che questo problema si risolva, ma per una questione di tempo e di cambiare degli eventi, la cosa va a scemare o si spegne. Però questo non implica il fatto che io o chiunque si debba allontanare, perché allontanandoti non risolvi il problema. Anzi, banalmente il problema ti insegue fin quando non ti mette nero su bianco la situazione che stai vivendo e ti fa capire che il problema c'è ancora e non è scappando che lo risolvi. Quindi o ci impari a convivere o trovi una soluzione. E l'ho dovuto imparare, l'ho dovuto capire, sia con la situazione che ho vissuto con mia madre, ma in tante altre cose. Ci devi convivere con le cose che non ti piacciono. Non le puoi evitare, non le puoi mandare via, non le puoi cacciare. Ci devi convivere. E io convivo da troppo tempo con tantissime cose che non mi piacciono e molte volte non mi sono ribellata a queste cose perché ho lasciato correre. Molte volte ho detto a me stessa fa niente, molte volte ho detto non è un problema, però tante volte ho fatto finta che la situazione andasse bene quando in realtà non era così. Bene, io spero che questo video troppo lungo, troppo parlato, troppo chiacchierato, che nessuno avrà la pazienza di sentire fino alla fine. E spero che comunque vi sia piaciuto e vi abbia fatto un po' capire il mio stato emotivo nel 2021. E niente, spero che comunque tornerò a fare video assiduamente, ma lo dico e ovviamente niente. Vi racconterò anche della mia esperienza di tesi, perché sì, ne sto scrivendo un'altra e lo farò in un altro video. Probabilmente mi vedrete vestita uguale perché devo girare tutti i video insieme perché così li riesco a distribuire meglio. E niente, noi ci vediamo la prossima settimana, al prossimo video, non lo so. E ciao a tutti e a tutti, tutto. Noi ci vediamo al prossimo video.